Buongiorno a tutti, sono NewTabris96 e rieccoci qui con un nuovo video. Oggi con l'apertura della collezione rosso e blu Blastoise X. Andiamo all'apertura. Procediamo. Queste sono le carte che sono uscite negli scorsi video. Sì, che sono tutte le prove. L'apertura di Charizard X, è uscito chiaramente Charizard X. E i pacchettini di questi tre sono usciti questi tre. Ovviamente. Come è giusto anticipare. Se non avete visto i video precedenti, andate a recuperarvi per di là. Livello di plastica eliminato. Ecco qua. E abbiamo chiaramente Blastoise. E questo penso sia il disegno di Ken Sugimori di Rosso Fuoco e Verde Foglio. Sì, Rosso Fuoco e Verde Foglio. Quando vanno fatti i remake dei giochi di prima generazione. Come scarta con maestria. Mamma mia, stavolta utilizzate il coltello. Grande maestria. Gli utensili. Eccoci qua, pronti all'utilizzo. Prima i pacchettonzi. Codici di... Ah, della, proprio della collezione rosso e blu qua. Codice per voi. Al fortunato che solo aggrabba per primo. Ah sì. Vediamo qua. Poi pacchettoni. Blastoise che sbraita accanto a Charizard. La carta di Blastoise. Rapigiro e bomba spruzzo, beh, sono parecchio belle. Charizard XY 121 e ovviamente Blastoise XY. Mi piace di più quella di Blastoise, però, sai? Sì, è molto figo. Che c'è Gyarados dietro, che è incazzatissimo. Che poi ci sono Magma e Flareon. Ma quella Gyarados mi piace molto. Perciò di più. Probabilmente dietro quello di Venusaur ci sarà l'Ifeon, penso. Sì. E poi un altro Pokémon d'erba della prima. Cazzo. Vileplume, ma forse Vileplume, perché l'ho già visto l'immagine, dovrebbe esserci Vileplume. Questa è la mega. Qui facciamo lo zoom, sempre su Gyarados incazzato. Veramente bella. Mi piace. Bene, adesso abbiamo i pacchettoni. Sì, un bel disegno. Allora, ok. Da chi inizia? Chi è che l'ha fatto? L'ha fatto il signor Kawaio. Kawaramaru. Kawaio. Deve essere sardo. È un tizio sardo. Allora, abbiamo pure i pacchettoni. Blastoise direi di lasciarlo per l'ultimo, visto che è il suo box. Ce ne sono alcuni da conservare. Possiamo sfracellare le bustine allora, come se non ci fosse un domani. Vado a sfracellare le bustine. Anche se domani è giovedì. Da chi iniziamo? La Pikachu. Dal topo più sopravvalutato dell'universo. In origine non so se forse doveva essere Clefairy. Il simbolo. Ci è andata bene forse. No, era anche perfetto. La Girunish. Abbiamo un secondino. Un fermo. Ti stiamo ascoltando. Ok, Girunish. Cartel rosso, un tema di europei, ci sta. Martello di rompente. Shelter. Bodo. Un giacquate, un Gastly. Un Gardevoir X. Come al solito le ex non mancano mai. Iniziamo col botto. Gardevoir X. Subito. E poi c'è anche un Pinsir che non si sarebbe fatto vedere. Sì, molto bello. Ripeto, se non avete visto dei vecchi video non potete vedere perché troviamo tante di quelle carte. Non so come mai, ma abbiamo un decisamente culo. Abbiamo beccato tanti di quelle ex, quindi non avete idea. Questa è bellissima, questa è la carta di voluta. Sì. Questo di Mega Gardevoir X poi ne abbiamo due. Non è più lì? No, perché lo sono stato. Non temete, prima o poi compreremo nuovi box e nuove carte. Prima o poi arriveranno. Ok, allora proseguiamo con Medusaur. Mm-hmm. Questa è la figa. Sì. Venustone. Succede con il nuovo pacchetto. Qui non so mai come. Dodo. Shelder, un ghiacciaio. Slowpoke. Bellissimo, che scuola di mostri. Che cazzo. Diancie. Butterfree. Molto bene. Charmini. Macho. E poi come fa? Ma non sono ex, ma Diancie, Gengar e Butterfree sono tre rare. No, Diancie. Gengar e Butterfree sono rare. Bello. Che non ce l'avevamo, questa poi è uscita quella locale. Allora, Charizard. Ancora due pacchettoni. E siamo a metà del lavoro. E comunque la nostra ex di giornata. Sì, faccio almeno ora. Qua mi sa che pure c'è qualcosa. Sì, ho visto c'è qualcosa per tutti. Dopo. Un Paras che si macchia. Che non vogliamo scappare. Rayon. Zuba. Leferi. Silveonex. Un altro. Però questo ce l'abbiamo già. Ah, già. Parasect.
Charmeleon, Pokéball e Marco di Bianca. Vabbè, un altro extra cuccia di moda. Sì, 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 sì. E andiamo poi con la bustina. Con l'ultimo. Con il Pokémon del... Forse c'è qualcosa anche dopo. Kangala, Rayorn, Jaxico, Lem, Lino. Madonna, questa vale un casino di soldi. Quanto vale questa? Questo ho visto su Cargame, questa si avvicina ai 50 euro. Vale 50 euro. Questa vale Gesù Cristo. Impalato. Questa tu non sai quanti soldi vale questo giotto. Bene, abbiamo fatto la giornata. Bene, possiamo comprare il set. Poi cioè, non è finito. C'è anche un Charmander, un Persian e un Machoke. Ma questo Jolteon X, mica che culo. 4 pacchetti, 3 X. Attento, non so cosa abbiamo fatto. O questi sono fatti, escono no, tutti così, però no, non so sicuro. Diteci nei commenti se voi che comprate anche voi i Blastoise box, i box vi escono 3x ogni volta. Io ho visto che questo Jolteon X è una di quelle che costa di più sul sito. Bene, meno male. Da comprare singolo. Vabbè, sì, ma perché è una di quelle X senza, vedi che tutto questo qui hanno i cosettini qua, no? Mm. E sono quelle del set. Ma perché questo qui è della Radiant Collection. Questo qui è proprio del set, normale. Per questo vale di più. Comunque molto 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 bene. Bene, e con questo abbiamo concluso. Volevamo anche ringraziarvi per aver raggiunto finalmente 1000 iscritti, che ci tenevamo parecchio. Siamo contenti. Adesso sfortunatamente possiamo farvi soltanto un video al mese. Però comunque anche, di apertura, sì, poi comunque, qualche altra stupidaggine. Sì, tipo le sigle sono uscite. Però il mese prossimo cosa esce? Allora, questo era l'uscita di giugno. Sì, a luglio escono i 3 cofanettini di Pokémon misteriosi con... Come vuoli a questi qua. Esatto, però escono di Darkrai, Manaphy e Shaymin. E quello li avremo sicuramente. E quello per luglio, sì. Ad agosto esce il box come questo di Blastoise, quello di Venusaur. Ok. A settembre non lo so. E a ottobre esce quello lo stesso, ma di Pikachu. Perché gli fanno tutti e quattro i Pokémon delle differenze. E tutto questo sicuramente lo avremo. Sì, poi, sì, quelli sì. Se pregate anche voi in una botta di fortuna, riusciremo a portarvi anche altri box e altre cose. Se mai uscirà il box da 36 bustine di Generazioni, che è questa espansione, sì, qua, magari sì. Magari Generazioni sì, perché ormai siamo abbastanza avanti. Cioè, sì, ce ne manca ancora. Però di carte però se già sono. Con l'uscita di questa mi gusta. È convinto. Perché una delle due che costa di più. Beh. Questa e il Mega Charizard, quello X. Che però l'hanno fatto, mi sembra che in Fuoco Infernale era di tipo Drago. Però l'hanno fatto di tipo Fuoco. Che costa anche quella intorno a quasi 45 euro. Vabbè, noi abbiamo comprato quel Charizard Nero X che ne costava 100 nei tempi d'oro. Quale? Quello che costava 90. Ah, quello di sì. Quello di che diavolo era? Glaciazione Platino. Siamo di sì. Quello che era d'oro, shiny, X e venominato. E alcune c'avevano pure l'errore. Perché c'avevano l'energia lotta invece che fuoco. E quella valeva. Noi l'abbiamo presa senza errore. Errore era costava, perché l'errore era solo nella versione inglese e costava 100 euro, quindi i tempi d'oro li abbiamo avuti anche noi. Speriamo che ritornino, speriamo che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora per essere iscritti al mio canale, per aver raggiunto i 1000 iscritti.